Bene, adesso apriamo il file 01 Interior View Materials. All'interno della scena non abbiamo più i template perché abbiamo già applicato tutti i materiali ed lavoreremo sul frame 0. Poi ci sono dei frame dove si possono impostare diverse possibilità di illuminazione perché cambia ad esempio la rappresentazione solare, ma in questo caso noi lavoriamo sul frame 0. Detto questo, quello che noi faremo in questo caso è soltanto lanciare il nostro render. Ci imposteremo all'interno del render setup come render di produzione in Array più, imposteremo una risoluzione, in questo caso ho impostato questo tipo di risoluzione, ed andremo ad introdurre un numero di passaggi, un numero di passaggi minimo per una scena di questo tipo con dei materiali trasparenti sono 10.000 iterazioni. L'intervallo di aggiornamento sono 30 secondi, quindi vuol dire che ogni volta che passano 30 secondi lui aggiorna l'immagine. Se volete un render più veloce aumentate questo intervallo di secondi perché lui non perde tempo ad aggiornare il frame buffer che comparirà. Quindi se mettiamo 60 secondi lui aggiorna ad esempio ogni minuto. Nel setting noi abbiamo un'esposizione già impostata, una gestione per quanto riguarda le luci, le ombre, una saturazione leggermente ridotta, e poi lui va ad impostarsi con l'impostazione IBL Early Morning BL. Quindi ci sono diverse luci, che ad esempio questa che lui sta utilizzando, che tengono in considerazione appunto il tipo di illuminazione. Ed se andiamo direttamente all'interno di questa locazione, lui fa riferimento a un'immagine HDR, quindi poi qua c'è una versione notturna e così via. Quindi ognuno di voi poi può cambiare il tipo di illuminazione direttamente da questa locazione. Bene, quindi gli diciamo render. Una cosa che poi faremo sarà della post produzione. All'inizio chiaramente vedo tutto molto granuloso, giustamente, perché lui mi ha fatto vedere la viewport. 30 secondi lui mi aggiorna appunto il frame buffer, però già dai primi minuti poi mi rendo conto come funziona questo, diciamo, tipo di render. La particolarità di Array è che ha un'illuminazione fisica molto corretta ed con questi tipi di materiali che sono già pronti, come vedete, non ho fatto tanta fatica. Quello che manca ancora all'interno di questo tipo di render sono alcune opzioni che possiamo trovare in altri tipi di motore di render, come vi farò vedere tra poco, che possono essere ad esempio gli effetti di bagliore, che comunque si possono utilizzare anche in post produzione con altri tipi di programmi, tipo ad esempio Photoshop e così via. Però io ve li faccio vedere su un altro programma, nell'attesa che siano integrati nelle prossime release anche qua di Array più, perché chiaramente ci saranno degli sviluppi anche per Array più, oltre a tutti questi materiali gratuiti che abbiamo visto. Qui vediamo già comparire il tappeto, comparire il parquet, vedete che adesso è aggiornato dopo 30 secondi, la nostra statua, i mobili, la plastica, la pelle che è riuscita molto bene. Chiaramente se la zona è un pochino diciamo più in ombra ha un contrasto, se la zona è sotto illuminazione la vediamo chiaramente più illuminata, giustamente. Se ci sono delle pieghe vediamo meglio le riflessioni. Qui abbiamo il nostro tavolo, anche se non si vede la parte superiore, qui la nostra scalinata, le vetrate di colore verde, l'intonaco che ha cambiato colore con il suo effetto di bump che alla fine vedremo in questa locazione. Possiamo dire che abbiamo modificato la scena in modo abbastanza interessante rispetto a quello che era diciamo la scena di partenza. Ora è inutile aspettare che il render finisce,
cancello un attimo ed nella cartella dei rendering che troviamo, diciamo, già disponibili, abbiamo il render salvato con il formato PNG interior. Eccolo qua, questo è il nostro render che viene fuori da come dire i ray, senza nessun tipo di post produzione, quindi già un'immagine, come dire, piacevole. Se vogliamo andare a diminuire un pochino gli artefatti, magari lo portiamo a 15.000 iterazioni, così andiamo a eliminare un po' di rumore che c'è ancora, diciamo, su questa parte del vetro. Però si possono anche diciamo eliminare in post produzione volendo. Ok, detto questo, adesso vediamo come inserire un effetto di modifica che rappresenta in pratica il mio render. Come vedete qua ho una modifica del render, vedete che ho un aspetto diverso, qui ho un vignetting, quindi una ostruzione dei bordi che si potrebbe fare già anche in iRay, che è disponibile, però lo facciamo su un altro programma. E poi c'è una modifica dei colori perché è stato inserito un altro elemento, e poi vedremo degli effetti come questi, che sono degli effetti di bagliore che non sono presenti ancora all'interno di iRay, però noi li inseriamo comunque nelle prossime lezioni.